Esistono studi neuroscientifici sul perdono? Resta con noi e lo scoprirai. Non è facile perdonare, ma nemmeno è facile perdonarsi. Il gesuita Guido Bertagna è coautore de Il libro dell'incontro, un testo che narra degli incontri tra parenti delle vittime e responsabili della lotta armata degli anni 70 in Italia. Uno degli obiettivi che si evincono dal testo è quello di vivere, non sopravvivere, nonostante le ferite che si portano incise nell'anima. Il filone è quello della giustizia riparativa, nata in Sudafrica dopo le recrudescenze dell'apartheid. Il perdono che riconcilia chi ha inflitto sofferenza, ma anche chi l'ha subita, può essere un'autentica via di liberazione? Sì, esistono numerosi studi che documentano in maniera precisa e scientifica le conseguenze degli itinerari di perdono sul sistema circolatorio, immunitario e nervoso. In particolare, i ricercatori dell'Università di Pisa, coordinato da Pietro Pietrini ed Emiliano Ricciardi, hanno pubblicato uno studio che ne dimostra l'indubbia efficacia sul piano fisico.